esplorare le meraviglie naturali, scoprire la tradizione culinaria ed immergersi nel ricco patrimonio storico, artistico e culturale che la nostra terra offre. Tutto questo in una sola serata, grazie alla manifestazione organizzata dall'azienda Soggiorno e Turismo Molise Presenta, eventi, attività e non solo. Piazza Monumento gremita di persone, impreziosita dalle luminarie della ditta Petruccelli, che hanno fatto da cornice alla serata presentata dal giornalista Andrea Nasillo insieme a Regina Cosco. I visitatori hanno potuto conoscere da vicino le bellezze di questa regione grazie ai comuni, le associazioni, le proloco e gli operatori culturali che sono riusciti a incuriosire le persone promuovendo le tante bellezze nascoste del Molise. L'iniziativa rientra nelle attività messe in campo dall'azienda di Soggiorno e Turismo negli ultimi anni per la promozione del territorio e inserite nel progetto le autentiche emozioni del Molise. L'obiettivo è quello di creare una connessione tra la costa e l'interno e allungare il periodo del turismo estivo. Sul palco, nel corso della serata, si sono succeduti vari ospiti, dalla direttrice del Museo Macte Caterina Riva al musicista Luca Ciarla di Adrifest per l'Arino Festival di Musica ed Arte, alla Frammarina di Domenico Guidotti. Non sono mancati intermezzi musicali come le esibizioni di organetti a cura dell'Associazione Molise APS, ai gruppi folcloristici termolesi, ai cantori della Carregna di Santa Croce di Magliano. Presente anche Paola Fava per il Comune di Isernia, un momento di dialogo condotto da Maurizio Barriano tra Adamo Spagnoletti, vicepresidente della Coldiretti, l'antica fonderia Marinelli e alberghi diffusi e Campobasso Molisani. Spazio anche alle tradizioni più antiche con l'Associazione Sant'Anna che organizza la Festa del Grano a Jelsi e Marco Molino, di Noi Artisti di Questa Terra, format che premia le eccellenze molisane. Un Molise a 360 gradi in un'unica serata, con l'augurio di continuare a esplorare questa terra meravigliosa.